Eccolo qua, il nostro Foggiano, il Foggiano non si tocca, un coro che echeggiava nelle gradinate, che ancora si sente da lontano nelle tribune del Vigilio Fedini, Severo De Felice, lo troviamo. Allora, fisicamente sempre ben messo, magari come tutti, ora io non ce l'ho i capelli, però con qualche capello bianco in più, no, Severo. Non solo i capelli, anche la barba, insomma, non Vabbè, faccio insomma, un po' tutto è bianco. naturale, è tutto naturale, insomma, da questo punto di vista, dai. Sono passati tanti anni dalla tua esperienza a San Giovanni, ne hai fatte tante altre, sei divenuto un allenatore, insomma, che in Serie D ormai sa il fatto suo. Tornando però indietro di 20 anni, che ricordi ti legano a San Giovanni, a tutti noi? Hai ancora degli amici? Purtroppo se n'è andato uno recentemente, che è Graziano, che ci ha lasciato, insomma, in maniera così repentina, però, insomma, ti legano tanti ricordi a noi, no? Vabbè, non può essere altrimenti, Massi, ecco. Sì. Partendo proprio dall'ultima cosa che hai detto, diciamo che perlomeno, tra virgolette, Graziano sono riuscito a rivederlo, a ripassarci una serata insieme Sì, a cena, sì. con altri ex ragazzi della Sangio, e ecco, perlomeno ho avuto la possibilità di farmi le ultime quattro risate con lui. Mi vennero a trovare a Firenze, si era a fare il corso di UEFA a Coverciano e Sì. si passò una serata bella, come d'altronde non può essere altrimenti, come d'altronde non possono essere belli tutti i ricordi che mi legano alla Sangio. Ancora ovviamente tantissimi amici. Io ultimamente sono tornato anche su Facebook, perché a me sinceramente penso che un po', anche se sono passati tanti anni, mi conosciate, non è che amo molto I nella social, social, infatti. non li amo molto, però vedi, poi servono, perché poi ti fanno rincontrare, seppur solo virtualmente, tanti tanti amici che comunque io non ho mai dimenticato, anche se non sono il top tra virgolette, nel mantenere vivi i rapporti, perché non mi piace il telefono, non mi piacciono un po' tutte queste cose qua. È chiaro che può sembrare un po', diciamo così, paradossale, però è così. I ricordi sono sempre vivi nel mio cuore. È chiaro che poi è anche giusto riprenderli in qualche modo, ripeto, anche se preferisco, vedi, già ora mi sembra un po' più reale perché ti vedo, quindi Sì, cioè, questa è una sono cosa passati tanti meravigliosa. anni, anche da noi tanti anni, insomma, tra Quindi noi. voglio dire, io preferisco i rapporti veri a quelli virtuali, però ecco, è una bella cosa perché ti vedo, ti permettono poi di rincontrare tanti amici. Senti, Severo, allora, 4 anni da noi, hai conosciuto, vabbè, a parte Luciano Lucarelli, il presidente, che poi ti portò a San Giovanni, hai conosciuto Arduino, poco prima di iniziare la registrazione mi dicevi che le società, o meglio le squadre, prima vengono dall'organizzazione. Con Arduino non si sbagliava veramente niente da questo punto di vista. Non è un caso che la San Giovannese, come mi hai detto tu, è arrivata vicino, insomma, anche ad un traguardo storico grazie ad Arduino. L'organizzazione societaria è alla base di tutto, e te ne hai avuto poi conferma nel corso della tua carriera, no? Assolutamente, io a Sangio sono stato dal 93 al 2000, Sì, insomma. e insomma sono stati diversi anni, senza nulla togliere a nessuno. Io di presidenti ne ho avuto ovviamente tanti altri, però ti posso garantire, e sono stati tutti veramente. Mi ritengo fortunato, dai, perché sono state tutte persone, bene o male, chi più chi meno, tutte persone serie. Però, secondo me, Arduino era il vero fuoriclasse della Sangio. E io, sinceramente, mi sento sotto tanti aspetti di accostarlo, al penultimo patron che ho avuto io al Ballo della Lucania, alla Jedison. Secondo Sì. me sono
purtroppo Arduino era persone di altri tempi, persone che quando ti stringono la mano vale più di un Di un contratto. contratto firmato, sì. E questo per me è veramente, veramente ciò che fa la differenza. Sicuramente, come dicevo, Arduino era il fuoriclasse della Sanjo. Come ti ho detto prima di iniziare l'intervista, non è una mia semplice opinione, è un dato di fatto, su questo non posso essere smentito. Finché il povero Arduino è stato in vita, la Sanjo è arrivata alla soglia della Serie B. Scomparso Arduino, purtroppo la Sanjo è andata in caduta libera. E per questo, come ti dicevo, secondo me poi ciò che fa la differenza nel calcio a qualsiasi livello è la società, i componenti della società e le competenze che hanno e il modo di fare calcio che hanno. Perché secondo me di allenatori bravi, di giocatori bravi, ce ne sono tantissimi. Ciò che conta invece è come è strutturata la società, la programmazione della società e per usare un termine molto semplice, che può sembrare anche usato così, con superficialità, devono essere persone serie, perché poi si possono fare E tutte te le nel riforme. calcio, ne, mi immagino quanti Ok, ciarlatani hai conosciuto, no? quindi voglio dire. Si possono inventare tutte le riforme del mondo, si possono architettare qualsiasi tipo di professionismo, semiprofessionismo, ne sento dire tante. Il problema di fondo, Massi, ti ripeto, non voglio sembrare semplicistico, ma è ritrovare persone serie a tutti i livelli. Infatti. Punto. Ascolta, me lo racconti, tanto ormai andrebbe in prescrizione, visto gli anni che sono passati, un aneddoto dei 7 anni a San Giovanni, un qualcosa che magari nessuno sapeva e che Severo De Felice si sente di dire a questo punto, qualcosa naturalmente che si può raccontare, insomma, No, qualcosa no. nello spogliatoio, che ne so, No, un aneddoto. una cosa, oddio, il ricordo più bello che ho non è nemmeno tanto, guarda, la vittoria del campionato, che vabbè, che quello Sì. è stato ovviamente il top, no? Riportare la È Sanjo ai chiaro. professionisti dopo 18 anni, Sì. è chiaro che rimane indelebile nei ricordi di Sì. tutti, ma invece il ricordo più bello che ho è un Faenza Sangiovannese. Facesti una parata alla fine, qualcosa di pauroso. Nel primo venne espulso Alessandro Antinori e Mazzei, il Sì, primo tempo. Noi attaccante, sì. eravamo in 9 contro 11 già nel primo tempo e a pochi minuti all'inizio del secondo tempo prendemmo anche gol di Landi, un grande specialista nei calci di punizione, un mancino molto Sì. bravo. Tra il primo e il secondo tempo il Ma mister non era Attilio. Lasi, non era Lasi per caso, Floriano Lasi, un mancino su punizione, Esatto, proprio. è là, esatto. Sì. E tra primo e secondo tempo io ricordo Attilio che Zorbi. praticamente ribaltò tutto lo spogliatoio, ma non perché era arrabbiato con noi, attenzione, Sì. per darci quella carica in più, quella spinta in più, e ricordo che disse: noi questa partita la vinciamo. E poi in effetti la vincemmo 2-1 con doppietta di, ovviamente, di Emilio Di Burruni. Emilio, infatti. Questo è il ricordo più bello che ho. Un altro particolare che ricordo con simpatia, io ricordo che ero in sede col mitico Beppe Con Morandini, Beppe Morandini, sì. un'altra persona straordinaria. Sì. Ricordo che ero in sede con Beppe e lui era al telefono con un difensore centrale. Io ricordo anche il nome, però non lo dico perché sennò a distanza di anni può darsi pure che possa poi diventargli antipatico. Io ricordo che era un Sì. difensore centrale importante, da trascorsi importanti. E l'aveva contattato per portarla alla Sanjo. E io così, in tono ovviamente, non dico scherzoso, ma la buttai così. Io gli dissi a Beppe, ma anziché portare Tizio. sto vecchio, gli ho detto io, perché non prendi Mastro Nicola che era a Isola Liri con me? È vero.
è così, diciamo, da quasi una battuta scherzosa, Peppe mi diede ascolto e Sì, portò va bene, insomma. Che portò il mastro a San Giovanni. poi te hai spinto per far arrivare a San Giovanni, mi ricordo, un altro difensore, Palmieri. Palmieri, Emiliano, sfortunatissimo. Infatti, si vedeva che aveva stoffa, ma purtroppo si ruppe, mi sembra, ebbe, Sì. insomma. Andò anche in nazionale, Emiliano. No, 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 ma infatti dopo, infatti, mi ricordo che ti feci anche delle interviste come un Severo De Felice scouting, cioè nel senso che insomma i giocatori che diciamo così suggeriva alla fine insomma risultavano tutti molto all'altezza della situazione. Ascolta Severo, per tornare ai giorni nostri, sei un allenatore, quest'anno ad Altamura non è andato molto bene, però anni addietro alla Jebison, mi ricordo anche alla Scafatese se non vado errato, Cavatesi ho insomma, iniziato. ecco, a Scafati ha iniziato, poi puoi ricordare un attimo le tappe dei tuoi percorsi da allenatore. Sì, io ho iniziato a Scafati, ho fatto 2 anni in eccellenza a Scafati, poi ho fatto 2 anni l'allenatore in seconda, allora in prima divisione, perché c'era ancora prima Sì, divisione, seconda divisione. con Maurizi, mi sembra. Esatto, con l'ultimo allenatore che ho avuto da portiere, da calciatore. E feci a Treviso e a Pagani con la Paganese, l'allenatore in seconda del mister Maurizi, e poi ho iniziato a camminare da solo in Serie B. Sono andato a San Severo, ho iniziato A diciamo, casa, sì, diciamo a casa. praticamente quella che è la mia città per metà, insomma, perché per Sì. metà il mio sangue lo sai che è di San Severo, e quindi ho iniziato a San Severo in Serie B. Ho fatto 2 anni a San Severo, un altro ad Apricena, sempre in Serie D, 2 anni a Vallo della Lucania con la Gelbison e quest'anno ad Altamura. Che però insomma non è andata molto bene e non vogliamo entrare più di tanto No, lo sai, Massi, dentro la io questione. ci tengo molto a rispettare quelle che sono le regole. Ora, ripeto, con la chiusura anticipata resa ufficiale ieri, potrei, tra virgolette, anche sentirmi libero di poter esprimere delle mie opinioni, che comunque lascerebbero il tempo che trovano. Però Sì. diciamo che teoricamente sono ancora un tesserato fino al 30 di giugno, quindi Dal voglio 1º di luglio. evitare, posso esprimere le mie opinioni, che voglio dire, non è Vabbè. detto che siano verità assoluta. La situazione vista, analizzata dal mio punto di vista, ripeto, non è detto che sia verità assoluta. Di sicuro non avevamo lo stesso modo di vedere il calcio, ma qui voglio dire, lo posso dire perché non c'è niente di Vabbè, male. ma che problema c'è? Voglio dire, Poi non so. dal primo di luglio magari mi sento più libero di esprimere il mio E parere. allora, Ciò non certo. toglie, che dal primo di luglio possa accusare o dire chissà quale cosa. Mi sento semplicemente più libero di parlare. Bolle qualcosa in pentola, è troppo presto anche per tutto quello che sta accadendo in vista del prossimo anno, Severo. Ma io ritengo una cosa, Massi, io non voglio sempre sembrare, come dire, risultare antipatico, però secondo me quelli che dicono che al momento hanno dei contatti lo fanno solo per farsi pubblicità. Per farsi Perché pubblicità, quindi per ora te ne stai alla finestra, insomma, via, aspettando. secondo me oggi come oggi davvero non sappiamo se possiamo ancora uscire di casa, figurati se si può immaginare un calciomercato in generale nelle nostre categorie. Io sono sempre, lo sai, sono un libro aperto, dico per fortuna purtroppo sempre quello che penso, la realtà dei fatti. Io per ora non ho alcun contatto e lo dico in totale tranquillità. Allora, auguriamo innanzitutto facciamo un in bocca al lupo enorme al nostro Foggiano, no? Perché a San Giovanni per noi era il Foggiano non si tocca, si diceva. Augurandogli naturalmente le migliori fortune calcistiche, è stato un gran piacere per me, ma penso per tutti i tifosi azzurri, ritrovare, seppur dietro ad uno schermo, ma comunque vicino col cuore, diciamo, Severo De Felice, confidando che un domani, perché ha visto, non si sa mai, tu possa tornare anche a San Giovanni.
non da portiere, perché ormai 2 anni da portiere sono passati, però da allenatore, perché il mondo è talmente piccolo, a San Giovanni insomma ci sei legato, quindi chissà se mai potrebbe avvenire questa cosa, vediamo un attimino. Insomma. Vabbè, Massi, io non voglio, tra virgolette, rischiare di essere retorico o cadere in un luogo comune. La mia considerazione rispetto all'ultima cosa che l'hai detto la puoi immaginare tu come la puoi immaginare tutta San Giovanni. Certo, quindi insomma, vediamo, solo il tempo sarà galantuomo, no, in questi casi, vediamo quello che accadrà in futuro. Un abbraccio ed un ringraziamento a Severo De Felice. Grazie a te Massimo, un abbraccio a tutta San Giovanni.